Andiamo avanti, occupiamoci della missione italiana in Afghanistan, dove uno dei reparti più importanti della nostra presenza è quello dei Predator, gli aerei che sono pilotati a distanza e che sono poi mezzi in dotazione presso la base aerea militare di Amendola. Il servizio di Sergio De Nicola e Carlo De Nittis. L'occhio della missione ISAF. Il Predator, l'aereo guidato a distanza, è in grado di fotografare e riprendere da un'altezza di 8.000 metri ogni cosa si muova sotto le sue ali. In Afghanistan l'intervento quotidiano del Predator è fondamentale nella prevenzione degli attentati. Nella cabina di pilotaggio, collocata a ridosso della pista dell'aeroporto di Herat, si alternano piloti esperti, formatisi presso la base foggiana di Amendola, tra cui la prima Top Gun italiana, originaria di San Severo. E sempre ad Herat incontriamo il colonnello Agresti, comandante della base di Amendola fino al 2009, oggi a capo della Joint Air Task Force, la forza aerea internazionale che opera nei cieli afghani. Stiamo dando veramente un supporto di eccezionale qualità a questo ridimensionamento della presenza di ISAF qui in teatro. Nella base americana di Shindand, che confina con quella italiana, la nostra aeronautica è invece impegnata ad addestrare le forze afghane. Negli ultimi 3 anni abbiamo contribuito attivamente con il team dell'aeronautica militare a costruire e a sviluppare questa base aerea, che è la prima scuola aerea dell'aeronautica militare afghana. Nel team composto da 35 unità non mancano ufficiali pugliesi. Lavoro presso il 36° stormo di Gioia del Colle. Sto cercando di trasmettere queste mie conoscenze alla controparte afghana. Al momento il nostro obiettivo principale è quello di addestrare 3 istruttori afghani. Nei cieli afghani brilla anche un po' del nostro sole. A Bari.